E niente, ragazzoli, ci hanno preso gusto. Proprio così, avete visto la miniatura, avete letto il titolo? Le skin presentate nel Brawl Talk di ieri, rullo di tamburi, saranno skin a tempo limitato, boys! È un bel casino! Ciao ragazzi, io sono Grax e bentornati su Brawl Stars! Ebbene sì, c'è area di aggiornamento, non sappiamo quando uscirà, sono molto molto in hype. Io già da ora vi chiedo, lasciatemi un commentino qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento a mente fredda, perché ieri abbiamo visto il Brawl Talk, è stato tutto quanto un po' bello fresh, molto luminoso. Oggi lo abbiamo analizzato con calma e abbiamo tirato un po' le somme. Non so se ci avete fatto caso, ma è più o meno la fotocopia di quello di Natale, solamente che al posto di due brawler ne hanno rilasciato uno, più le skin, più l'ambientazione, più le musichette nella home, eccetera. Hanno tolto anche la stella solitaria e subito vi dico una cosa, scusate, la stella solitaria e caccia al boss, subito vi dico una cosa, c'era un errore nel Brawl Talk, non tolgono la sopravvivenza in singolo. No, assolutamente no. Tolgono solamente la caccia al boss e la stella solitaria. Rimarrà la sopravvivenza classica. E spero che, come detto in precedenza, la dominio, ovvero la nuova modalità, vada a sostituire la caccia al boss, così che avremo 5 eventi attivi e non 4 con magari in alternanza rapina, dominio e assedio, perché sennò in quel modo ci tolgono una stellina. Non so se avete capito il ragionamento. Devono mettere la nuova modalità in basso a destra, così salutiamo Caccia al Boss e Stella Solitaria e ne usciamo puliti 100%. Io però, prima di cominciare l'episodio e trattare quello che ho da dirvi, ovvero degli spoiler importanti che abbiamo captato nel Brawl Talk, vi chiedo un pollicione all'insù, perché proprio oggi nel negozio, io lo sto registrando un giorno prima, c'è a sconto Mortis Nightwitch a metà prezzo. Io vi consiglio di shopparla perché costa veramente poco e ti scontano 76 gem. Ovviamente un codice Grax, supportatemi. Io la shop per completare le skin e vedrete il video lunedì, ma dovete lasciare minimo 10.000 pollici in su, anche se siete in hype per l'aggiornamento. Iscrivetevi e attivate la campanella perché sapete che tutti quanti gli spoiler li analizzeremo sull'applicazione sviluppatore. Vi prendo al volo le monete e dopo vi dico, nella seconda parte di questo episodio giocheremo anche la raffa gemme in sede di Power con Dara Mike, che faremo delle cose. Cosa ho da dirvi riguardante le skin? Vi ho fatto uno spoiler prima e ringrazio Mommy e Sirian per questa immagine qua. No, perché quando dico Sirian parte Siri, però se l'è fatta sotto se n'è andata. Per questa immagine qua, il signor Franco colpisce ancora su Twitter e annuncia: le skin arcade saranno disponibili solo per l'acquisto durante l'evento lunare. Come quelle di Natale, quelle dei pirati che torneranno ad anno prossimo, anche quelle di quest'anno lunare, ovvero l'8-bit, ragnetto, metallico, virus, bellissimo, la Bibi con la spada e la Tara in versione Greninja di Pokémon, non saranno più shoppabili. E due, ma anche tre di queste skin, perché una, no, perché alcuni hanno solamente delle color correction, sono uniche skin. Non sappiamo ancora quanto costano, se costano in gem o punti stellari non lo so, ma sono le prime versioni dei nuovi brawler. Secondo me vale la pena shopparle perché sono veramente molto interessanti. Io ve la butto là, secondo me costeranno veramente tanto, cercate di mettere da parte le gemme, ovviamente codice Grax per shopparle. Sempre rimanendo però su questo spoiler, c'è scritta anche un'altra cosa riguardante il cammino dei trofei. Ascoltate ragazzi, perché è un consiglio per quelli che come me avevano da parte delle ricompense all'interno del cammino dei trofei, magari per aprirle al drop di un nuovo brawler. Frank consiglia di aprire tutte quante le ricompense prima dell'uscita dell'aggiornamento, perché magari se ve la butto là a 5300 trofei adesso c'è una cassa piccola, poi potrebbe esserci una ricompensa tipo punti energia per un brawler e la cassa non aperta la perdete. Consiglio, aprite tutto, così poi risbloccate anche le nuove ricompense. Questo è un consiglio che vi dà il signor Grax e anche Frank, che l'ha scritto all'interno del suo tweet. Un'ultima cosa di cui voglio parlare, che mi era sfuggita all'interno del Brawl Talk, è il fatto che la skin di Nita Koala supporterà l'Australia solamente nei primi 2 mesi. Ed è una cosa che ci sta, ragazzi, noi possono fare una skin infinita che supporti sempre l'Australia. Ovviamente per supportare l'Australia bisognerà shoppare questa skin nei primi 2 mesi. È un'ottima iniziativa, sono veramente molto molto contento. È una skin che mi piace, sapete che Nita è molto simpatica per quanto riguarda le skin, perché sono tutti quanti animaletti. Il koala lo hanno un po' criticato perché è molto simile al panda e all'orsetto in versione grigia, però
c'ha la giacchetta da pompiere e l'elmetto. Mi piace. Fatemi sapere se la shopperete e se vi piace questa iniziativa che ha fatto la Supercell. Io ho detto tutto quello che c'era da dire. No, c'è un'altra cosa che devo dire molto importante. Dato che nel Brawl Talk ci hanno fatto, diciamo, vedere un'infarinatura del nuovo cammino trofei, e nel Brawl Talk partivano esattamente, ci vogliono 3 ore, regà, per arrivare alla fine, partivano esattamente da 8.000 e finivano fino a 14.500. Credo, non ci metto la mano e i piedi sul fuoco, che il nuovo brawler non si tratti di un brawler gratis per il cammino trofei. Sarà un brawler, considerando che nel precedente aggiornamento è uscito un epico e un mitico, un nuovo brawler raro o super raro. Vi metto un sondaggio, fatemi un predict, magari sarà leggendario, non lo so, fatemi un predict su quale sarà per voi la nuova rarità. Vi metto magari raro, super raro e altro, votate, grazie per il supporto. Basta, vi ho riempito la testa, ragazzi, di informazioni. Il devasto, vi chiedo l'iscrizione, almeno valutiamo nel dettaglio poi nell'applicazione sviluppatore. Andiamo a giocare la sede di potere a Raffa Gemme, sono a 715, non male, mancano ancora altre 2 giornate. Se vuole condanna Mike, speriamo di fare coppe. Aia, so partito, ragazzi, un po' a casaccio. Shelly Colt non sarà easy, però questa mappa per il Dynamike vedevo che è tanta roba, because fa dei danni devastanti al di là delle mura e non li facciamo avvicinare. Dynamike è qua, ragazzi, MVP, un thrower ci sta di brutto, forse Dick è ancora meglio, purtroppo non ce l'ho, e quindi facciamo volare il nostro Dynamike verso i nostri avversari. Cioè, praticamente io devo fungere da brawler che fa danno e brawler che pusha, esatto. Vai, signor Horus. Ma questi ci ammazzano, regà, eh? Io ho fatto una nabata a tirare quel bombone perché ho aperto e ora mi risulta difficile pushare il centro. Grande signora Shelly, che ha la ulti. Bella la ulti che non credo rallenti, penso abbia cerotti. Qua c'è stato ben un rallentamento. Il Colt, ragazzi, dovere che non mi piace per il cavolo. Io tra poco c'ho il bombone e provo a fare delle cose. Ok, vai così, bombone preso. Grande Shelly che killa Penny. Vorrei provare a killare... Oh, ho sbagliato il bombone, pensavo di averlo preso. Calmi, ragazzi, calmi. Abbiamo 5 gemme, loro ne hanno 4. Giochiamocela bene, non sto giocando bene io. Posso fare sicuramente di meglio. Ok, oh, e tiragliene una. Era morto, ragazzi, era morto. Giuro che era morto, giuro che era dead. Giuro che era dead. Vai di bomber, bellissimo il bomber. Ce l'hai tu, Colt, ce l'hai tu, Colt. E io sono morto, raga. Shelly sta laggando, ulti di Colt che non fa nulla. Ci hanno massacrato, ragazzi, devo fare un team, lo devo creare. No, lo voglio fare random, io lo voglio fare random. Complimenti, Grax, per la sconfitta. Certo, mettere Colt qui che è tutta quanta stretta. Io che posso fare, raga? Ho giocato male, il pocio OP e anche il bombardino non era affatto malvagio. Proviamo a fare altri 2 win, ci riusciremo? Sempre random, let's go di Dynamike. Mi hanno fatto notare che il Colt stava laggando, ragazzi, nella partita precedente. Noi questa volta abbiamo pocio rosa, loro questa volta hanno il Colt che prima ci ha dato problemi. Penny l'abbiamo tolta, credo anche Colt, non è vero. Ottima la ulti. Ok, sto provando a fare delle cose. Questa partita sembra molto più tattica, molto più chill. Fidatevi che Dynamike it's very very good. Oggi, raga, sto proprio su un altro pianeta, eh? Sto un po' catafratto. Vai Leon Rosa, grande Danielson. Occhio a Penny che fa molto male. Bellissimo il colpo. Prova a colpire il pocio. Non ne prendo uno, ma why? Che problemi ho? Ho killato Colt, ma non so come sono morto. Grande Leon per il push. Abbiamo 6 gemme e loro stanno buildando completamente la partita. Occhio Danielson, morto Danielson. Regà, io non me sto a muovere, non capisco la motivazione. Ci sto a capire una mazza. Te prego Leon, non te la rischiare. Bello mio, non te la rischiare. 7 gemme ed è un miracolo averle. Però non te la starà a rischiare. Soprattutto se Ghiyoz l'ammazzo. Erpocio... lo provo a colpire. Oh yeah, sexy. 10 gemme. Stavolta, ragazzi, abbiamo giocato bene e mi sono svegliato più o meno sul finale. Danielson cerca di caricare la ulti, sarà fondamentale. Occhio al mortaio che devo colpire in predict. Ok, non ha messo il mortaio. Questo, ragazzi, l'ammazzo col bombone. Puli, non l'ammazza. Oh, i bomboni non mi entrano. Che fai, Leon? Amato. Amato. Leon. Vinta. Credo anche con schiacciante. Sì, più 33, facciamo un'altra win. Andiamo a 700, magari 786 con la schiacciante. E potrebbe essere un altro 900 end season. Chi lo sa? Shelly, Sandy per noi, dall'altra parte Mortis che può counterarmi abbastanza. È una mappa sexy, lo ripeto, vediamo come va. Ok, questa bomba mi è piaciuta. Me l'ammazzate, grazie. Dynamike, doppio Dynamike macchina. Era sconto, io spero l'abbiate shoppato. Tagliatemi con il codice.
Occhio alla Nita. E sarà una bella fight. Vedremo chi ha i guantoni più forti, eh. Una bella fight. Importante. Vai, lì, esatto. Morto il Dynamike. Sono morto anch'io. Spero che scegli killi. Esattamente. Però ci sta là la Pioche. Che no, si è fregato le gemme. Ne ha addirittura 4. Attenzione. Siamo invisibili. Dynamike. Mannaggia del Mortis. Tanto bene da darci il Mortis. Di tutti i brawler proprio Mortis è quello che mi dà più problemi di tutti. Provo a tirare un bomber like that. L'ho ammazzato. Vai che è morto. Oh, Shelly devi essere un pochino più precisa con i push. 3-6. Dynamike va al centro. Mortis ancora sul pezzo. Illegale il Mortis completamente. La Nita credo che non abbia sbagliato, ragazzi. Non l'ho presa mai. Non sono mai riuscito a prenderla. GG al colpo per Perisic. Ok. Mancano 2 gemme e 8 le ha Nita. Quindi non può sbilanciarsi troppo. Grande Hans. Non ho il bombone. Bello il bombone, ragazzi. Dynamike. Guardate però quanto cambia tra il bombone che ti permette di killare brawler e quello che non te lo permette. Il bello è che Nita non può avvicinarsi, ragazzi. Nita non si può avvicinare. E finché la Nita non si può avvicinare, siamo abbastanza tranquilli. Ne ha presa una, come ha fatto? Bella l'ulti di Shelly. Vai Shellina. Killatela. Mannaggia, raga, che partita questa. Gliene manca una, basta che Mortis se ne frega una, è finita, eh? Arriva il bombone del Dynamike. E l'hanno presa, ragazzi, l'hanno presa. Hanno finalmente pushato bene. Io mi sono fatto ammazzare come un pollo. Provo a fare una bomba lì. L'ho ammazzato, ma non le prenderemo mai. Ci riusciremo, secondo voi? Guarda il Dynamike che mi ha ammazzato quasi. Ah, maledetto Dynamike, maledetto Dynamike. Bella partita per loro, ragazzi, sono stati bravi. Nita ha tenuto il push costantemente. Serve la kill di Shelly al momento giusto. Abbiamo perso, va bene, va bene. Questa è la Raffa Gemme. Fatemi sapere cosa ne pensate delle skin. Mi raccomando, non vi dimenticate di shopparle, perché torneranno il prossimo anno e durante tutto l'anno non si potranno più shoppare. Molti hanno rosicato per la non presenza del Beryl Raviolone nel negozio, perché è l'unica skin esclusiva per Beryl. Valutate bene, taggatemi su Instagram con le vostre shoppate all'interno del negozio. Io vi mando un abbraccio enormissimo e noi ci becchiamo domani. Anzi no, credo questa sera live, non lo so, beh, sicuramente domani con un episodio. Bacia Crax, ciao ragazzoli, buona domenica. Ciao ciao, like, iscrizione, campanella. Se no vi perdete i video. Ciao.